Buongiorno a tutti. Intanto una domanda preventiva: chi di voi viene a lavoro in bicicletta? Io vengo a piedi. A piedi? Da metro. Sì, va bene. La domanda è: chi diciamo ha un tipo di spostamento attivo per venire al lavoro, insomma, superati i 300 metri dall'autobus, mettiamola così. Perché sì, convenzionalmente in bicicletta si considera 1,2 km diciamo di percorso minimo e diciamo 400 metri di percorso in 5 minuti a piedi, insomma sarebbe un pochino di più. Va bene, questo è perché il workshop è organizzato per sperimentare questo navigatore, quindi se c'è un percorso concreto da inserire è diciamo un motivo anche per verificare e condividere. Io lo faccio assolutamente sì, io dico sono circa 18 km da casa qui, quindi farlo tutti i giorni d'inverno non è possibile. Però con una bella stagione. Sono 22 km e mezzo. Complimenti. Ma con la bicicletta per l'assistita? No, da settembre alterno pievevole, quindi per modalità a bicicletta normale, quindi alterno. 22 km che è poco meno di un'ora? Dai 10, un quarto. Ma dove viene? Il mio salario. Dai di Roma. Dipende, cioè o faccio il centro quando è più fretta e perché con la ciclabile del Tevere sono 26. Come facciamo a escludere l'audio? Ma se l'audio del computer prova avanti, ma c'era il gestore del volume. Aspetta, eccola quella quella che parla. Controllo volume? No. Sento quello là, controllo volume. Ma puoi anche chiudere la finestra di produzione di YouTube? Disattiva. Ecco. Ok. Va bene. Allora, buongiorno a tutti, io farò una brevissima introduzione per non annoiare con cose troppo teoriche, però cercherei sempre di ricordare, di precisare se vogliamo il tipo di approccio che si cerca di attuare in ISPRA per coinvolgere verso modalità attive nello spostamento a casa lavoro, ma anche rendere consapevoli del significato di queste scelte. L'altro ieri si è peraltro si è svolto un workshop con una conferenza organizzata dall'Energy Manager che proponeva questa altra soluzione, quella di utilizzare le scale nuovo dell'ascensore a fini di risparmio energetico, ma mostrandone anche i benefici per la salute. In questo senso ho fatto una piccola presentazione che si è riferita alle attuali tendenze di natura economica e degli studi sociali che confermano che la parola attivo, la partecipazione, no? Non solo la semplice diciamo, lettura, l'atteggiamento passivo, ma la partecipazione attiva in qualsiasi attività volta alla sostenibilità negli atteggiamenti e nei comportamenti può produrre dei cambiamenti, ma non sono cambiamenti repentini. Sono dei cambiamenti che avvengono nel tempo e possono essere aiutati a livello istituzionale da quelle che vengono riferite come, con un termine inglese che si chiama nudge, che ipotizzano, teorizzano ora gli economisti, che è quello della piccola spinta verso una scelta diversa che può migliorare anche la qualità della vita. E in questo senso non è di per sé presentare la piattaforma per spostarsi a piedi in bicicletta, ma è l'idea di capire, di riunire insieme le persone che si muovono attivamente nello spostamento in casa lavoro, dare uno strumento in cui inserire il proprio percorso e condividerlo con i colleghi. E utilizzare gli strumenti cosiddetti dell'eco-innovazione, le piattaforme web piuttosto che le app, finalizzate a questo tipo di utilizzo e che rendono facile, easy, questo tipo di scelte e forse anche un po' divertenti se le persone sono giovani. Allora, velocemente, come ho detto, un approccio condiviso
alle scelte di mobilità, significa che teoricamente se si creasse un luogo in cui sono tutti inseriti i percorsi dei dipendenti sprappiedi in bicicletta, ognuno può vedere il percorso del collega e valutare se magari gli può convenire fare quel percorso o avvicinarsi o farlo insieme o trovare una soluzione da condividere. Poi per quanto riguarda invece quello che ritorna indietro dal dipendente, oltre all'utilizzo, c'è anche il fatto che le informazioni che vengono fornite, seppure al fine divulgativo della piattaforma che viene utilizzata, sono informazioni di tipo territoriale e ambientale. E quindi il cerchio, diciamo, si chiude, si riesce a capire quanti chilometri si fanno, quanta energia si è risparmiata rispetto all'utilizzo di un mezzo motorizzato, quanta CO2 si è risparmiata, insomma questi discorsi che rendono tutte queste informazioni che contribuiscono a fissare dei concetti e un approccio culturale diverso alla mobilità. Questo è brevissimamente una proposta di itinerario ciclabile presentata nel municipio IX che dimostra come l'approccio a mobilità sostenibile di un'amministrazione e di un'azienda si attua a livello interno rispetto ai dipendenti, a livello esterno rispetto ai differenti gradi di amministrazione e di gestione del territorio. Quindi non posso dire certamente al dipendente vieni al lavoro in bicicletta senza dirgli mettiti in sicurezza, senza dirgli guarda fornirgli una guida, senza dare degli elementi, però sono consapevole che devo poter muovermi in sicurezza per arrivare in bicicletta. Quindi all'amministrazione richiedo di mostrarmi o richiedo di attivare dei processi per cui io arrivo al lavoro in bicicletta, non solo sulla strada condivisa con le macchine, possibilmente su una pista ciclabile, poiché in Italia purtroppo la tutela del ciclista non è garantita al di fuori della pista ciclabile. Terza fase è proprio questa che stiamo cercando di fare, di coinvolgere le direzioni delle varie agenzie in una lettera di intenti che supporti una proposta di legge che è stata ripresentata alla fine dell'anno per questo riconoscimento dell'incidente in itinere. Quindi dal basso comunque cercare da tutte le parti di consolidare questa richiesta che seppure in una parte dei cittadini è una parte che deve essere tutelata perché è una parte dei cittadini consapevoli che vanno a lavoro in bicicletta, quindi hanno diritto a chiedere questo tipo di tutela. E per fare un discorso più integrale, se fossimo in un'azienda privata con delle risorse investite nella responsabilità sociale, direi in più, come mobility manager, chiederei una copertura nello spostamento casa-lavoro di tutti i dipendenti e anche ai dipendenti, o quantomeno un contributo, ora che ci sono varie forme assicurative anche per lo spostamento in bicicletta. Purtroppo sapete bene che la spending review taglia da tutte le parti, però io spiego qual è il processo virtuoso che si dovrebbe tenere. E volevo spiegare come mi è stata utile Navicchi per presentare questa proposta, perché velocemente ho potuto illustrare due ipotesi di percorso e di progetto, non solo l'itinerario così abbozzato sulla cartografia, ma ho potuto verificare immediatamente l'altimetria, che è fondamentale per disegnare, per fare un percorso, perché l'obiezione è mi ha fatto fare il percorso in salita e andavo me. Il ciclista sceglie il percorso che gli è più comodo e più agevole per spostarsi. E allo stesso tempo ho potuto dimostrare l'impronta, semplificando, ambientale della scelta del percorso. Per finire, chi sarà interessato a partecipare al Bike to Work Day dell'8 maggio, vorrei dire che se segnala il proprio interesse, l'adesione a partecipare volontariamente a una campagna di prevenzione sanitaria, perché a seguito della European Mobility Week abbiamo pensato che con le nostre risorse interne e un gruppo di lavoro che si è costituito in via del tutto informale con il settore ambiente e salute, con il medico competente, a cui partecipo, si è pensato che un gruppo di persone che utilizza la bicicletta per venire al lavoro può costituire un campione
che messo a confronto con un altro gruppo che utilizza esclusivamente il veicolo privato, un campione si può fare insomma, una piccola analisi per fare, svolgere delle considerazioni sullo stato di salute o meglio ancora sul monitoraggio del cambiamento dello stato di salute nel tempo. Quindi se vogliamo essere precisi ci dovrebbero essere tre gruppi, chi va già in bicicletta, chi inizia ad andare in bicicletta e chi non ci va proprio. Capire a 6 mesi i parametri basilari delle analisi che sono di tipo cardiovascolare, di profilo glicemico e lipidico, anche altre analisi si potrebbero fare. Diciamo, stiamo valutando come mettere in su questa piccola campagna di prevenzione sanitaria. Quindi se mi scrivete al mio indirizzo, comunque manifestando l'interesse, io vedo di definire quante persone sono e come possiamo organizzare la cosa. E basta, questo è l'appuntamento dell'8 maggio ed è quanto. Ah, già aperta sotto. Sì, arrivando da qua, no? La metto in modalità così. Sì, sì. Qui in basso. Ok. Allora, cerco di mettermi in mezzo compatibilmente con questo interessante groviglio di cliente. Allora, buongiorno a tutti, io sono Gabriele Giustiniani, un ricercatore del Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica della Sapienza. Oggi vi presento il progetto Navighi, che è appunto un navigatore per ciclisti. Quindi questo è un po' il contenuto della presentazione, ci sono un po' di slide di presentazione del CTL, tanto per insomma, dirvi chi siamo, cosa facciamo. Poi vedremo Navighi, parleremo del progetto europeo, quali sono le principali caratteristiche e funzioni di Navighi e le pagine di Navighi. Dopodiché io vorrei fare una parte un po' più interattiva, cioè io vi farò vedere Navighi utilizzandolo perché è online, è disponibile, e magari chi vuole può, ci creiamo un account insieme, se avete la possibilità di vedere la vostra mail, e inseriamo un percorso direttamente sui computer. Questo potrebbe essere un po' il programma della mattinata. Diciamo che mi avevano detto che c'erano un paio d'ore, però cerchiamo di finire comunque a mezzogiorno e mezza, così non ci allunghiamo troppo e non ci annoiamo. Allora, noi siamo un centro di ricerca appunto finanziato dal MIUR nel 2003 come centro di eccellenza. Sostanzialmente noi miriamo a promuovere la cooperazione tra il mondo accademico, l'azienda e le istituzioni pubbliche. Per questo per esempio oggi sto qua. E questi sono i nostri principali campi di ricerca, quindi lavoriamo tantissimo sulla sicurezza stradale, stiamo collaborando al nuovo piano nazionale per la sicurezza stradale, la consultazione sul piano stesso è iniziata un mese fa se non sbaglio, lo trovate sul sito del MIT per esempio, anche lì abbiamo sollevato tutta una serie di problematicità e di proposte per sostenere la ciclabilità e comunque tutelare la mobilità degli utenti deboli della strada. Abbiamo IT applicate ai trasporti, logistica, ovviamente mobilità sostenibile in cui Navighi diventa. E facciamo anche delle parti su veicoli e sistemi di trasporto innovativi. Questi sono alcuni progetti europei che noi facciamo, noi campiamo prevalentemente di progetti europei perché, o comunque di progetti esterni, questo perché abbiamo l'obbligo di autofinanziamento, quindi come dire, o troviamo dei fondi su cui finanziare le nostre ricerche oppure non, semplicemente non ci sono le nostre, non abbiamo un lavoro, questo è un po' la cosa. E oggi quindi vi parlerò di Navighi. Allora, Navighi, l'idea parte dal fatto che esistono tanti navigatori, tutti pensati per l'automobile, e quindi questi colleghi, tra l'altro tedeschi, che erano degli sviluppatori, dissero qui bisogna trovare il modo di aiutare la ciclabilità. E quindi è stato sviluppato per fornire informazioni specifiche ai ciclisti e per rendere la bicicletta un modo di trasporto ancora più attraente. Il nome è praticamente la crasi fra Navigator e Wikipedia, questo è, per questo è, perché? Perché da un lato è un navigatore a tutti gli effetti del ciclistico, come vedremo, dall'altro permette
agli utenti di inserire informazioni, scambiarsi informazioni. È stato sviluppato dall'Università Tecnica di Münster in Germania, che è, penso, la città sicuramente tra le più ciclabili in Europa, nel senso che loro c'hanno, sono 300.000 abitanti, c'erano 300.000 biciclette, io ci sono stato e per un ciclista è il paradiso. Quindi Navigi integra in sé funzioni del navigatore del social network, che al momento ci sono circa 300.000 utenti iscritti. Questi dati sono di 4-5 mesi fa, forse sono aumentati, prevalentemente in Germania. La Commissione Europea ha visto questo prodotto, ha detto fico, voglio un navigatore europeo per i ciclisti, quindi vi finanzio un progetto europeo per estendere questo navigatore oltre i confini della Germania, e quindi questa è un po' la partnership. Quindi, come vedete, ci sono ovviamente i colleghi tedeschi sono stati capofila, ci siamo noi, ci sono colleghi danesi, spagnoli e così via. Noi siamo l'unico centro di ricerca, perché poi il progetto era da un lato legato allo sviluppo ulteriore di navigli, dall'altro alla diffusione, quindi sono tanti enti come l'Associazione dei ciclisti danese che appunto lavorano e svolgono attività di supporto alla ciclabilità. Comunque il progetto è iniziato nel 2011, è terminato nel 2013, gli obiettivi erano quelli di adattare Navigi alle esigenze dei diversi paesi europei e rendere Navigi il primo navigatore per ciclisti paneuropei. Alla fine del progetto Navigi accetta richieste di routing in tutta l'Europa geografica, quindi dai Urali alle colonne d'Ercole, e credo che al momento sia l'unico navigatore online disponibile che consente questa cosa. E quindi questo qua permette di fare richieste di routing dovunque siete in Europa, ma anche di superare i confini amministrativi tra uno Stato e l'altro. Difatti, diciamo così, questi sono alcuni dei vantaggi, a parte che appunto Navigi è gratuito e disponibile online, che è un piccolo particolare non indifferente. Inoltre non ha confini amministrativi. Molti navigatori di molte città, per esempio, molte città hanno un navigatore per ciclisti, ma il navigatore finisce sul confine della città, Navigi no. Inoltre Navigi si autoaggiorna perché è basato su OpenStreetMap, quindi, come dire, non è necessario comprare costantemente il grafo e così via. In più gli utenti possono intervenire, inserire percorsi, inserire suggerimenti, inserire foto su un determinato percorso, quindi noi possiamo associare: ho fatto una bella domenica, ho scoperto un nuovo percorso in bicicletta quella domenica, e lungo il percorso posso associare anche delle foto. E quindi dal punto di vista del social network, Navigi permette a ogni utente di registrarsi, quindi creare un proprio account, caricare i propri percorsi, stimare rispetto ai percorsi una serie di statistiche come il risparmio economico del fare il percorso in bicicletta anziché in automobile, il risparmio in termini di emissioni e anche delle stime, diciamo così, delle calorie bruciate. I percorsi possono essere scambiati tra diversi utenti e sono comunque pubblici. Inoltre c'è un'app gratuita che funziona sicuramente su un Apple e su Android, che permette di scaricarsi, di utilizzare Navigi anche direttamente sul cellulare, sullo smartphone. E inoltre, vabbè, ci sono altre funzioni, può essere, il codice sorgente può essere copiato e messo per esempio all'ISPRA, per cui tutti quelli che vogliono venire in ISPRA in bicicletta possono chiedere automaticamente, possono lanciare automaticamente una richiesta di routing per dove stanno fino alla sede dell'ISPRA. E ovviamente è possibile anche scaricare i percorsi, cioè io voglio andare fuori, non ho la connessione dove voglio andare, e quindi mi posso scaricare sul mio smartphone prima il percorso che voglio fare da un altro utente, e ce l'ho là, visibile, me lo vedo anche se sono offline. Ok, le garanzie di qualità. In realtà il prodotto, diciamo così, ha tutti i pregi e i difetti di tutte, diciamo così, legati ai social network. Però è vero anche che ci sono uno dei processi e delle routine interne di controllo della qualità. Dall'altro lato
comunque diciamo così, quando l'informazione viene ritenuta più volte sbagliata dagli utenti, l'informazione viene eliminata. Inoltre, ma questo è per le amministrazioni, per esempio permette, se io per esempio avessi la pagina di Navigli di Roma, potrei dire dammi il percorso in bicicletta da A a B e dai preferenza a quel pezzo di percorso dove ci sono le piste ciclabili. Queste le amministrazioni possono avere delle pagine dedicate. Noi avevamo provato a fare una pagina dedicata per il Comune di Roma, ma diciamo così ci siamo scontrati con questo, non ci siamo riusciti all'interno del progetto. Però ovviamente le amministrazioni possono usare Navigli per comunicare direttamente con i ciclisti. Poi vedremo la pagina di Berlino, questo cosa significa, cioè uno può fornire appunto, dare l'opzione come richiesta di routing, dammi priorità ai percorsi ciclabili esistenti, oppure fornire una libreria di percorsi cicloturistici che i turisti possono fare stando a Roma, per esempio. E quindi può essere tutta un'altra serie di informazioni. Poi vedremo insieme, diciamo così, la pagina di Berlino, secondo me è molto carina. Eccola qua. E ora, diciamo così, poi finiamo la presentazione perché no, non ci piace questa cosa. E, eccolo qua. E qui veniamo a Navigli. Questo è come si presenta Navigli, ovviamente in italiano. Io prima di vedere la pagina di Berlino vorrei farvi vedere come funziona. Quindi vi metterò due indirizzi, qui è molto semplice, per esempio metto, che ne so, via Livia, che sta a San Giovanni, e metto, che ne so, via Dossiana, che è la sede della mia facoltà. Tra la sede della mia facoltà e via Livia c'è il cielo in mezzo, ok? Quindi io posso scegliere, diversi tipi di percorsi associati, quindi il quotidiano che dà preferenza a tutte le strade secondarie e quindi ti fa evitare di andare su quelle che sono le arterie più trafficate. E difatti se vedete lui fa tutte strade secondarie, fa dei giri strani. Posso dire dammi semplicemente il percorso più breve e lui ti dà il percorso più breve, questo è quello che effettivamente io farei, oppure dammi il percorso trekking, che è quello un po' più avventuroso e difatti ci sono le sale scendi. Ma quando io gli chiedo un percorso, lui mi dà anche tutta una serie di informazioni accessorie, cioè mi dice i chilometri, mi dice il tempo stimato a 15 km orari. Poi mi dice anche l'altimetria, cioè questo è il profilo altimetrico del percorso. Se io vado qua col cursore, lui mi fa vedere dove sono i diversi dislivelli altimetrici. E qui lo vedete che qui sto alla base del cielo, sì. E qui c'è lo strappo del cielo per salire alla navicella e poi riscendo giù al Colosseo. E lui quindi mi fornisce tutti i dati principali. In più ci sono una serie di stime, fra tecnici ce lo dobbiamo dire, queste sono veramente stime spannometriche, però che danno una misura di carattere indicativo su tutta una serie di dati ambientali. Quindi quanto è il risparmio in termini di emissioni, quanti sono le calorie bruciate, e quali sono i costi risparmiati. Io posso, tra l'altro, se voglio fare un po', posso inserire una serie di informazioni di base ulteriori. Qui ora mi aprirà una serie di cose, questo dovrebbe essere il mio profilo, dove io posso inserire per esempio che tipo di macchina ho. Quindi lui mi dice, vabbè, è ovvio, perché se io ho una Fiesta è un conto, ma se io ho una Mercedes le emissioni sono diverse. E quindi posso, diciamo così, settare quelle statistiche su quelle che è le mie esigenze, ok? E questo qua è per farvi un po' vedere Navigli, così come vedete è molto semplice. Io da qua posso stampare il percorso oppure scaricare il file, in questo caso mi dà un file GPS. Quello che ora mi farebbe piacere è per esempio farvi vedere la pagina di Berlino, perché secondo me è molto carina.
Quindi ogni città può avere diverse, questi sono tutti i paesi dove ci sono delle pagine di navigli, c'è il Belgio, c'è la Danimarca, la Germania, Italia, l'Olanda, Portogallo, Spagna. Poi in realtà non sono solo città, per esempio a volte delle associazioni di ciclisti hanno la pagina di navigli per condividere i percorsi, questa è una cosa che capita, oppure anche diciamo delle attività economiche relative alla ciclabilità a volte ti fanno la pagina perché diventa uno strumento per contattare direttamente i ciclisti. Per esempio, se andiamo in Germania, a me questa è la pagina di Berlino, vediamo se ce la dà pure in inglese o in italiano, vediamo con l'inglese, così così. Prima di tutto, vabbè, come dicevo, c'è un'opzione di routing in più, cioè ti dice, vabbè, dammi un percorso di routing su, sul percorso ufficiale. Poi volendo io posso direttamente andare sulla mappa, e quindi lui mi centra in questo caso la mappa direttamente sulla città di Berlino. Da qua posso, e con tutta una serie di informazioni che, diciamo così, uno può... può scegliere, perché qua tra l'altro uno può scegliere anche i vari setting, voglio vedere i migliori percorsi a Berlino, voglio vedere l'area del trasporto pubblico e così via, e anche il tipo di informazioni che vedo, cioè io posso cambiare anche lo sfondo, quindi vedere alcune informazioni anziché altre. Dicevo, la cosa molto carina che volevo farvi vedere che hanno fatto a Berlino è appunto le migliori piste ciclabili di Berlino, molto orientate al turismo in questo caso, dove uno va lì e si vede insomma che percorso potrebbe fare. Questo qua, se non sbaglio, era pure in qualcosa di più semplice del tedesco, no, io l'ho guardato in italiano, però vabbè, comunque. E quindi è possibile vedere i percorsi e vedere anche la mappa associata ai percorsi. In questo caso, come vedete, i percorsi sono stati inseriti da, cioè, molto banalmente e associano a diversi punti del percorso degli hotspot, cioè delle foto, e ti dicono qui vai a vedere questo. Ma questa cosa l'ha fatta l'amministrazione di Berlino, ma la può fare qualunque utente di navigli. E quindi per esempio appunto la domenica faccio una bella gita in bicicletta, me la carico qui e ci metto le foto. Però l'amministrazione ha anche fornito la base delle infrastrutture, l'informazione, però... il fatto diciamo che Navigli presenta questo problema di qualità dei dati come tutti i social network, quindi se io trovo questa informazione sul sito della città di Berlino, questa informazione è certificata dalla città di Berlino. Se io lo trovo sul sito di Gabriele Giustiniani, voi non sapete chi è Gabriele Giustiniani e ovviamente c'è questo problema. È normale ed è il sito nel funzionamento dei social network. Poi dicevo, appunto, c'è l'applicazione e quindi io da qua posso scaricarmi l'applicazione sia per Android sia per Apple. Ci sono una serie di servizi aggiuntivi e tra le altre cose qui, prima di finire la presentazione, io potrei anche entrare con il mio account di Navigli, così vi faccio vedere un po'. E quindi ora dovrebbe funzionare. Questi qua è il mio profilo di Navigli con i percorsi che io ho inserito, alcuni li ho inseriti, questi qua questo qua per esempio l'ho inserito io ed è il percorso che faccio tutti i giorni per andare da casa al lavoro, ok? Quindi da Piazza Bologna parto e arrivo fino a San Pietro in Vincoli ed è tendenzialmente il percorso che faccio associato a questo percorso mi dà le solite statistiche ovviamente. Io posso anche per esempio modificare il percorso, cioè con la pennetta qua vado e ok, e lui per esempio posso modificare diversi punti del percorso, poi lo vedremo insieme insomma se,
se volete, e quindi mi apre una finestra dove io posso cambiare il percorso, inserire le foto nei vari punti, a mettere delle brevi descrizioni, quindi questa è proprio Roma, da via Simon Boccanegra a via Eudossiana, e mettere varie informazioni, cioè la suitability è che tipo di percorso è, che tipo di ambiente intorno c'è, e la superficie, in teoria sarebbe asfalto se non ci fossero le buche, e quindi tutte queste informazioni io poi le posso condividere, e quindi le persone che poi vogliono fare quel percorso sanno se si trovano i sanpietrini, si trovano l'asfalto oppure si trovano lo sterrato, per esempio. Qui ci sono altre informazioni, setting, io l'ho messo public, quindi questo percorso, essendo public, è condiviso con tutti gli utenti di Naviglie. E quindi se loro digitano una parola chiave, possono trovare quel percorso e prenderlo e metterlo fra i propri percorsi. Se invece metto private, non può essere, diciamo, condiviso. Allora, dicevo, vabbè, questo è l'esempio, questo è il punto a Roma, e io posso anche caricare percorsi, cioè nel mio profilo ci sono percorsi, per esempio ho registrato ci sono alcuni cicloamatori che vanno in giro col navigatore che gli registra il percorso, anche in quel caso io posso prendere il dato GPS che ho lì e metterlo dentro una Navigli, più o meno accetta tutti i formati, insomma. E questo è quanto, direi che magari vado alla fine della presentazione, perché secondo me poi ci sono altre cose che sono carine, e poi dopo proviamo, insomma, insieme a giocarci. Allora, tra l'altro, e questa è una cosa che vorrei condividere con voi, perché la potenza dei social network e dell'uso di questi strumenti è notevole, cioè in realtà se un'amministrazione invitasse i cittadini a usare uno strumento come Navigli, potrebbe in pochissimo tempo mappare quelli che sono i percorsi preferiti dagli utenti, le principali richieste di routing, e quindi avere un'informazione abbastanza adeguata di quella che è la mobilità ciclabile. Questo lo dico perché a Roma, diciamo così, il dato ufficiale dice che gli spostamenti in bicicletta sono lo 0,26% di tutti gli spostamenti. I dati non ufficiali a gennaio dicono che sono il 4%, quindi tutti sanno che la ciclabilità a Roma è aumentata, ma nessuno si è preso la briga di misurare quanto è aumentata. E non è un dato irrilevante, perché se partiamo dallo 0,26 arriviamo al 4%, cioè qualcosa, insomma. Comunque, Navigli permetterebbe di fare anche questo. Quindi, per esempio, questa è la mappa di Berlino a novembre, ed era nel mese precedente, quindi era ottobre, le richieste di routing a Berlino, cioè percorsi che le persone chiedevano su Navigli, quindi automaticamente io andavo a sapere più o meno quali erano, sicuramente da dove partivano gli spostamenti e dove le persone volevano arrivare. Non è detto che poi avrebbero fatto questo percorso, perché cioè, questa è una richiesta di routing, però sicuramente dove c'era l'intenzione di partire e dove c'era l'intenzione di arrivare. Questi sono i percorsi caricati dagli utenti, le diverse scale di arancione indicano quanto gli utenti caricano quei percorsi, quindi anche qui in questo caso io invece so esattamente l'utente di Navigli da dove parte e dove va. E per esempio, se il Comune di Roma chiedesse a tutti i ciclisti romani per 2 settimane di caricare su Navigli tutti i percorsi dei spostamenti casa-lavoro, si troverebbe in pochissimo tempo, con costo nullo, mappare questi dati e potrebbe fare delle politiche mirate. Io lo dico perché è importante, insomma, come pianificatore di trasporto. Poi vabbè, ci sono tutta una serie di dati, quindi quante percorsi, cioè, queste sono per Roma e sono al 5 novembre 2011, nel mese precedente sono state 2000 richieste di routing in un mese a Roma, quindi poi qualcuno lo usa. Poi 562 km di piste caricate. Può anche dare una stima appunto delle emissioni complessive evitate. Quindi in realtà ci sono tutta una serie di dati aggiuntivi che lo strumento fornisce. Niente, queste sono un po' le conclusioni, insomma, è uno strumento avanzato, è uno strumento che vi permette ai ciclisti di scambiare informazioni, che è un elemento chiave, soprattutto in una città come Roma dove
lo dico da ciclista, cioè da chi si muove in bicicletta, non essendoci piste ciclabili, sapere quale percorso fare in determinate condizioni per andare da un posto all'altro è un'informazione utile. E poi aiuterebbe anche le amministrazioni che hanno la pagina dedicata a fornire una serie di informazioni specifiche e a ricevere una serie di feedback. Vabbè. Sono altre amministrazioni in Italia che l'hanno utilizzato? Allora, diciamo che è molto facile vederlo, in realtà sono pochissime. Aspetta un attimo. Perché se io vado a navighi peggio qui sotto, per esempio vado in Italy e vedo che c'è Asti, Lana, che è una città dell'Alto Adige, dove c'è una grande, difatti non è un caso che insomma è sia in italiano che in tedesco la pagina di navigli. E poi per esempio c'è una catena di hotel, loro in questo caso questa catena di hotel hanno usato questo strumento come elemento anche di promozione. Ma questo perché? Perché il cicloturismo, soprattutto in Emilia Romagna, sta esplodendo, per cui cioè, loro diventa proprio un elemento di visibilità. E sì, però in Italia sono due, sono molte di più in Germania, dove appunto è nato e così via. Domande? Spero di essere stato abbastanza chiaro e non eccessivamente noioso. Quindi per esempio sarebbe possibile anche mappare le ciclofficine, i punti di assistenza per chi ha problemi lungo il... Assolutamente sì, non solo, ma in realtà utilizzando noi OpenStreetMap, parte di questi dati sono già disponibili, cioè ti dà una serie di informazioni di questo tipo, però poi tu alcuni dati, per esempio le bus stop già ci sono, perché comunque sono presenti nel layer base di OpenStreetMap. Per esempio ti dice dove sono non tanto le ciclofficine ma i ciclisti o i punti dove puoi affittare le biciclette. Vedi che ci sono le fontanelle, cioè tu sai dove sono le fontanelle a Roma. Insomma, di suo delle informazioni già te le fornisce, in più ti può fornire tutta una serie di informazioni aggiuntive. Insomma, io lo penso molto applicato al cicloturismo, perché è una forma di turismo secondo me che sta crescendo molto e che le persone sono interessate a utilizzare. Quindi se io da fuori vengo a Roma ho tutta un set di informazioni base gratuito disponibile qua, però è ovvio che per il ciclista che rimane a piedi sa dove trova un posto per riparare la bicicletta o affittarla. Insomma, una serie di informazioni ci sono, altre possono essere aggiunte. Per esempio, parlavo con la rete delle ciclofficine romane e dicevo, ma facciamo diciamo così, un layer specifico, una pagina di navighi specifica per voi. Cioè, le ciclofficine romane, dove sono, più o meno che orari hanno, queste cose qua. Perché poi sono un po' quelle le questioni. La stessa cosa puoi farlo con i ciclisti veri e propri, quindi con le officine che si fanno pagare per riparare la bicicletta. Però insomma, sì, cioè, tutte queste informazioni possono essere, in parte ci sono, in parte possono essere messe sopra. Una volta ottenuto un percorso, è possibile modificarlo leggermente, per, non so, per farlo passare per certi punti di interesse o per evitare alcune strade? Allora, questa cosa ne avevamo discusso con gli sviluppatori, con i colleghi tedeschi, perché insomma, cioè, però penso che loro più che modificare i percorsi, l'idea era fare un percorso, se non sbaglio, di dare tre punti su un percorso. Cioè io posso, più che modificare il percorso dato, aggiungere destinazioni e quindi dire io devo andare da qua a qua e poi da qua a qua e lui ti fa un percorso che tiene insieme tutti questi punti. Okay. Lo vedi qui sotto, add destination, io posso... E quindi proviamo, sono curioso, questa funzione non l'avevo provata. L'occasione era quella di provare almeno io.
cioè poi no, perché magari il percorso va bene in linea generale, però magari c'è sta una strada che uno sa che è piena di buche, oppure che ne so, c'ha dei problemi, una strada che uno vuole evitare, ora modificarlo soltanto leggermente. Io penso che se tu lo sai un po' diciamo così, non è immediato, però se tu in realtà salvi il GPS di quel percorso e te lo carichi nel tuo profilo, penso che poi te lo puoi modificare, perché poi tu nel tuo profilo il percorso, se tu vuoi inserire un percorso tuo, te lo puoi sia, c'è la modalità registrazione, cioè se voi per esempio navighi e lo scaricate sull'app, c'è la modalità registrazione, per cui quando tu lo attivi lui inizia a registrare con naviga attivo e GPS attivo, ovviamente lui inizia a registrare il percorso che fai, ok? Fantastico. Quindi con lo smartphone. Con lo smartphone, sì. Dall'app di navighi, cioè tu ti scarichi, però solo allo stato attuale sull'Android e l'Apple, eh? Soglio principale, insomma, per chi come me è un affezionato di Nokia e quindi c'è Microsoft, è un po' un problema. Però per esempio, tu se ti scarichi l'app, c'è la modalità registrazione percorso, per cui lui praticamente è come un registratore vecchio stampo, apri navighi, clicchi start e poi inizia a muovere e lui da quel momento registra il percorso che fai, ti dà il file, te lo salvi e poi ovviamente lì aggiungi i commenti, aggiungi. E quindi ti permette per esempio di registrare in tempo reale il percorso. Questa è un'altra cosa che con l'app sul cellulare che ti fa fare. Un'altra cosa, se non ho capito male, è possibile individuare il percorso con i minori dislivelli? No, quello ancora non è possibile, quella è una cosa che... No, io l'ho utilizzato in una fase progettuale, ho fatto l'ipotesi di percorso e le ho messe vicine e ho valutato qual era l'ipotesi di distanza e differenza altimetrica. A me è stato utile per il livello informativo territoriale, però non è che lui elabora... No, questa è una cosa che stiamo, che io ho suggerito più volte. Mo volevo fare una proposta, una richiesta di routing multi, vediamo un po' se me le prende tutte. Arrivo a Termini in bicicletta, vado al Colosseo, vado a San Pietro, giustamente. E poi vediamo. Mazzini Policlinico Gemelli. Alla fine chiudiamo al Policlinico. Più concreto. Viale Mazzini? Rai. Ah, Viale Mazzini. Viale Mazzini 14, Rai Radio Televisione Italiana, Policlinico Agostino Gemelli. Aspetta un attimo, diciamo Roma, così chiudiamo, Viale Giuseppe Mazzini, ok. Facciamola più corta, perché sono curioso di vederla. Ecco, qui, ci ha preso, che Colosseo, 3 San Pietro, San Pietro. Vediamo un po' se mi dà via della conciliazione. Via della conciliazione, oh, Roma però. Scusate, ogni tanto pure lui, perché c'è la... il completamento automatico, quindi lui mette via della conciliazione e ti rifila fame. Vediamo se l'uno Termini, però Piazza dei 500 Roma. Che ha fatto le Mazzini Dottorni, guarda dopo si faccio meglio. Lo passa. Vediamo, due Colosseo. Che tutto questo su un telefonino smartphone di 4 pollici con la bicicletta attaccata alla pipetta. Eccolo! Sì, ci piace? Ha preso però Mazzini e Viale Mazzini, no? Sì, Viale Mazzini, oppure Piazza. No? Mazzini, Viale. Sì. No, perché Piazza Mazzini è diversa, vediamo un po'. Io tra l'altro posso, diciamo così, come vedete qua, no? Io non credo che mi faccia modificare il percorso come immaginavo, però posso direttamente spostare le destinazioni, cioè dico no, guarda, ti sei sbagliato. Il percorso no, ma le destinazioni sì. Sì, direttamente sulla mappa, le posso pure indicare. Per esempio qui mi dà Piazza Mazzini, no? Però io
vuoi andare a vabbè Viale Mazzini, sì, esatto. Se però per esempio dico no guarda mi sono sbagliato, io volevo andare a Via Teulada, alla sede della RAI di Via Teulada, per esempio, e lui ti dice vabbè allora fai questo percorso, e anche qua posso scegliere fra, diciamo così, piacere più corto, piacere, vediamo un po' se mi cambia, e difatti mi cambia qualcosa, e ogni giorno, vediamo un po', mi fa passare per le vie secondarie. E poi io, appunto, lui non fa ancora la richiesta di routing minimizzando i dislivelli, questo è un suggerimento che avevo dato ai colleghi tedeschi. Perché il tuo particolare è che la Germania è quasi tutta piatta. Esattamente. Perché però appunto no, quando uno fa progetti europei si emergono pure queste difetti, ho detto, e loro ci stavano lavorando anche se hanno un po' di problemi perché in realtà il layer di street map non ha le altezze, quindi non riescono a avere la grandezza per minimizzare i dislivelli, cioè non è un po' complicato. Motivo per cui lo smartphone è l'oggetto sbagliato. Perché? E quale sarebbe lo oggetto giusto? Se, altrimenti perché non utilizziamo un TomTom oppure utilizziamo un navigatore integrato all'interno della vettura anziché il nostro smartphone nell'autovettura? Però è vero anche che quel servizio si paga. Oh, e infatti qui la mia domanda, perdoni, forse è un po' provocatoria, se è un corso di un dico esterno, tra l'altro molto interessato alla tematica, visto che da un po' di tempo, soprattutto sulla convergenza in ambito sanitario che veniva accennata all'inizio della relazione, mi vede interprete di questa tematica, come tutta questa questione si regge in piedi, fatto salvo che non venga finanziata o sostenuta dalla pubblica amministrazione in un'ottica di sostenibilità ambientale, SEAP, diverse cose, nel senso che loro si devono reggere in piedi, cioè si devono autofinanziare, e difatti i navighi sono, a parte il progetto europeo, è un po' che va avanti, e sostanzialmente le pagine dedicate che loro vendono alle amministrazioni, perché le pagine dedicate per le amministrazioni loro le vendono, o per enti privati che fanno cicloturismo, in quel caso chiedono i soldi, ma tutti i servizi di navighi per l'utente sono gratuiti. E poi se vedete nelle pagine di start a volte ci sono pubblicità come Decathlon. Esattamente. Quindi è sicuramente diciamo così, diciamo, l'obiettivo comunque loro sono una onlus, però c'è un problema di sostenibilità economica e la ottengono attraverso questo meccanismo. Pagine dedicate a pubbliche amministrazioni oppure a enti privati, che però sono completamente separate dai navigli, cioè se io voglio andare sulla pagina dedicata di Roma trovo le informazioni certificate di Roma, che però oppure sulla pagina di un privato trovo le informazioni certificate da quel privato, però come dire c'è una separazione abbastanza chiara tra ciò che è Navigli per Tutti e la pagina offerta da quel privato. Quindi si dice che qui c'è Regio Food Valley, è un po' da sorridere in termini olandesi, che viene proposto come percorso, significa che la Food Valley olandese ha pagato la configurazione standard disponibile sul sito del percorso. Sì, esattamente. Fornendo tutte le informazioni. La Food Valley in realtà poi non è quello che intendiamo noi, cioè una zona di produzione alimentare di tipo industriale, sì, e visto che loro fanno tutta una serie di sostenibili da Wageningen, esatto. Comunque ecco, cioè l'idea di fondo sarebbe, se volete, non so come siamo voi tempi, perché vediamo se provate a fare anche delle richieste di routing, basta mettere, aprire il browser di posta e scrivere navighi ed è disponibile. Come si pone con il suo omologo gemello che credo conosciate, che si chiama bikedistrict.org, che lavora su Milano. Sì, l'avevo sentito, però appunto, il benchmark in Italia almeno al momento è questo, perché il modello è esattamente identico ed è mappato praticamente Milano al momento. È ovvio che una questione di sostenibilità economica e finanziaria fatta attraverso un progetto europeo ha consentito di mettere a disposizione. No, ma loro sono partiti da prima, cioè nel senso che loro sono 2005, 2007. Sì, tra l'altro vi posso far vedere tranquillamente documentazione dell'International Summer Report di
presentazione di Cavasis ben prima dell'approvazione di questo Intelligent Energy Europe 2011, in cui a noi come PMI settore ICT Commissione ci dice che il progetto è una sciocchezza, perché metteva già insieme quei concept che diceva all'inizio della legge, cioè che andava in convergenza tra ambiente, salute, trasporti e ICT. E io sono arrivato a San Riporto che boccia un progetto che dice too ambitious, non lo puoi fare, non puoi avere un'usabilità del tuo apparato on board della bicicletta, perché come lo monti sopra la bicicletta. Tra l'altro faceva completamente astrazione da questo oggetto, perché giustamente l'approccio filosofico che noi abbiamo posto sul campo, per esempio dicevo prima della lettura, è che io non traccio il mezzo, cioè se io qui faccio routing e me lo tengo in tasca, mi sono stato una bicicletta, è la stessa identica cosa. In termini di salto di qualità su mobilità stretto senso, tra l'altro parlo un trasportista, forse ho fatto un po' poco, devo stare proprio sul mezzo, senza contare tutto cosa ha come impatto sul mezzo a livello di bike sharing, di servizio pubblico, una fattispecie comunale, senza aprire ancora il capitolo in più del modello di business sostenibilità a livello di furti, perché io non so se voi abbiate minimamente osservato le statistiche di furti di biciclette. Io le conosco, ma non sono parte di questo progetto. Lo so, però il problema è che adesso stiamo cominciando ad andare in convergenza e tra virgolette pigliavo su ciò che può essere fatto in termini di H2020, di progettualità, per arrivare proprio in termini di social innovation ad avere qualcosa che effettivamente serve e che alla fine del progetto così si mantenga in piedi in termini di modellistico business, che significa che la parte di furti è assicurativa, nonché giustamente la cosa di dichiaro l'ignoranza che si è portata qua sulla proposta di legge del 22 dicembre 2013, che potrebbe reinserirsi in termini anche più opportunistici, perché giustamente c'è la parte assicurativa, visto che in tempi andati le biciclette in questo paese erano quelle targhe, insomma la cosa si sta un po' muovendo, e prevenirla e portarla alla convergenza c'è sicuramente un gran senso. Noi siamo sempre disponibili a convergere. No, nel senso è proprio questo, adesso il problema è lo sviluppo on board, perché ci sono una serie di difficoltà intrinseche del mezzo che in realtà devono essere risolte con chi purtroppo quel mezzo lo produce, e io vi assicuro che è dal 2009 che sto dando le testate contro le grandi multinazionali produttrici di biciclette. E perché? Qual è perché in realtà loro giustamente queste informazioni in qualche modo vogliono internalizzarsele, perché avendo lo strumento diventa il modello altrimenti Google e Amazon, cioè over the top, nel senso che tutte quante le informazioni e praticamente ho risolto il problema, quindi è... Va bene, poi ne parliamo, dai. No, per carità, bellissimo, va bene. Questo dovremmo concetto... capire quando ci sul concetto social network, per carità, va benissimo. Il problema è che ancora a un certo punto questa materia di... Da dove prendere mappe? Come? Da dove prendere mappe, navighi? Non sempre i riciclabili del Comune di Roma sono riconosciuti. Già, cioè, questo è l'unico problema grande. Sulle riciclabili di Roma sono tutti noi, perché appunto quando abbiamo fatto, pensiamo che a qualcuno può l'aranciata, io quello che dico prima di tutto è imparare ad avere una facilità nel uso, a prescindere dalle discussioni più il termine di motivazione culturale, vi dico che l'investimento deve essere fatto a livello condiviso, aperto e fristo a tutti. Solo in questo ambito poi si potranno generare, secondo me, delle nicchie economiche, di interessi specifici, gruppi specifici, ma chiunque ha una bicicletta, un qualsiasi catoccio, può stamparci un codice che la identifica se la rubano e può sapere che percorso fare per andare da casa al lavoro. Basilarmente, questa è la proprio. Poi ripeto, gli devo dire come viaggiare in sicurezza prima di questo, in caso. Dopodiché, quando so quanti sono questi ciclisti famosi dal 0,24 all'1% al 4%, che chi dovrebbe contare, monitorare la mobilità a Roma non conta o non vuole contare.
o far sapere il treno in diretto, e invece dobbiamo prima saperlo, perché tutte le città nel mondo contano quante persone vanno a contare, quante persone camminano, fanno bicicletta e vanno in automobile. Si può fare, almeno lungo dei percorsi principali, si può fare. Invece è più breve di fare tutto. Alcune città poi in Italia si hanno cominciato a fare. Mi sembra che me lo poi le richieste di routing si possono fare anche da schermo, cioè una cosa che è una cosa che per esempio se voi andate su mappa se non ricordo male io posso dire clicco su un punto col destro, gli faccio comincia il tuo spostamento da qua e poi dico che ne so, vogliamo andare dove? Che no? Vediamo, punto a caso proprio metto, accoglie Albani e gli dico portami qua, tutte destination, quindi questo è 1-2, lui ti dà il percorso, te lo dà every day, poi magari dici no vabbè ma dammelo, dammi più corto perché io so forte e ti dà questo qua. Una particolarità di Navigli è che tendenzialmente tutte quelle che sono segnate su street map come autostrada o strada a scorrimento lui non te le dà, cioè non vi preoccupate, non vi manda sulle autostrade, ecco. Abbiamo avuto anche una lunga discussione con i consui consumano e credo che al momento non sempre lui permetta di lui nelle richieste di routing accetti, cioè ti dia percorsi con sua mano, ecco. Questa è una cosa per chi va in bicicletta tutti i giorni, è una cosa da tenere in considerazione, perché io vado con sua mano. Preferenziali? Preferenziali non le considera, manco senza idee penso, quindi. Ma io ho fatto la casa di fare un pezzo contro mano. Ah sì? Allora, hanno cambiato sta cosa. No, perché in realtà era stato pensato per la Germania, dove non esiste il problema, però noi più di un parte, anche in spagnolo, ho detto ma in realtà, sai, piccoli percorsi contro mano. Sì, non sì, sono 100 metri. Ma... Esatto, e quindi sì, forse questa cosa è stata data, questa cosa è stata cosata, era stata accettata. Poi... Per dire, vabbè, My Navigli, questo dovrei entrare direttamente nel mio account, vediamo un po', sì, ecco, infatti sì, perché era già aperto, potrei provare pure a fare un nuovo percorso, vabbè, questi sono diversi percorsi, proviamo un po' a... questo è per dire... Se voglio modificare un percorso, all'inizio è un po' laborioso, ma in realtà abbastanza... Vado sulla pennetta, mi dà edit e... devo fare proprio... Vorrei anticipare un'altra cosa che il collega propone. Disponendo di informazioni relative alle piste ciclabili, certo non a livello di amministrazione, è possibile richiedere l'inserimento di questi dati conoscitivi del territorio? Come si può fare per qualcuno che ha delle informazioni sulle piste ciclabili e sulle infrastrutture? Guarda, allora, in realtà se uno è un po' esperto, ma io non lo sono, può intervenire direttamente su OpenStreetMap. Cioè mettere, visto che la base dati è OpenStreetMap, poi verificate, però i dati li puoi mettere direttamente là e quindi automaticamente poi vengono fuori. Oppure quando uno inserisce il suo percorso ti... Tutte ci sono già le Sì, ma non so. No, potrebbe essere un completamento, dico, no? Certo, no, ma la già ci stanno. Perché lì stanno nel layer di base. Però il sistema. Non li riconosce come le scritte. No, di Navigli, di andare in testa solo per il mappa. Non mi chiede come fare, io non so mettere. Non credo che ti danno l'accesso alle scritte map. No, ma io penso, cioè lo si poggia su la parte di lui. Ah, forse sì. E...
Niente, dicevo, posso anche, questo è un percorso che sto modificando, l'ho prima selezionato, la cosa a volte è un po' laboriosa, però diciamo così, se per esempio, questa è edit, magari se aggiungo, per esempio qua, l'unica cosa è che a volte lui, diciamo così, va in linea retta. Questa è una cosa che avevamo un po' sollevato come problema, però in realtà ci hanno spiegato che la scelta di quando si tracciano i percorsi di andare in linea retta è dovuta al fatto che in realtà se tu fai dei percorsi in un ambiente, diciamo così, tipo nel verde, se uno vincola il percorso a seguire la rete statale, lì non puoi fare i percorsi in linea retta. Quindi, qui posso modificare un percorso esistente, ok, oppure inserirne un altro che era upload, e quindi faccio upload, quindi dico upload e lui mi dice guarda che vuoi fare, vuoi disegnare un percorso o vuoi aggiungere un file GPS che ho già registrato, ma proviamo a disegnarlo, lui vabbè lo disegniamo su Roma, va. Che dite? Un po' qua. No, sto troppo fuori. Sì, se vi trovo, mi ricordate il nome? Via Vitaliano per casi. Ah, vedi, ci ho azzeccato. È pensabile che una cosa del genere sia poi sviluppata in modo da essere simile ai TomTom, nel senso che per esempio parli invece che essere per forza consultata visivamente, perché in bicicletta il problema è che tu intanto questo coso dove lo piazzi, secondo voi il sole ce l'hai sopra, quindi può darsi che non riesci a leggere bene lo schermo, ma te lo studi prima. Ma se te lo studi prima e tu hai un percorso molto lungo da fare, magari non te lo ricordi tutto. No, l'informazione orale ancora non la dà. Ma è previsto che possa essere sviluppato in quel senso? Che io sappia no. Io mi faccio quel percorso quando io mi sono perso e non so dove andare a sbattere. Ma sì, ma per te. Qui io sto punto per punto, sto disegnando il percorso, facciamo finta che poi da qua vado sulla Cristoforo Colombo, che sono un po' suicida. No, c'è la ciclabile come? Beh, un pezzo, ma tutto. E poi vada fino al, diciamo almeno fino alla metro, no? Prima non so se abbia stata fatta. Io faccio pure la storia. Quello è molto malsano come percorso. Sì, sì. Non so esperto. Io sì. Vabbè, la poi, Colombo è lì, è pessima non la sa. Ma qui difatti sul ponte mi sono messo proprio una situazione pessima. Però c'è il facciapiede. Grande. A un certo punto si interrompe, poi con Viale Marconi c'è un altro punto un po' brutto, insomma. Però per esempio ecco qua io ho inserito abbastanza velocemente il percorso che da qua mi porta a Eurfermi. Per esempio se vengo con la bicicletta pieghevole, quindi il percorso l'ho inserito. Probabilmente non è il percorso che fareste voi, però poi vabbè voglio fare, mettiamo Ispra Roma. Descrizioni percorso prova può capitare, quindi il percorso l'ha inserito e salvato e generalmente ci mette, per renderlo disponibile a tutti gli altri utenti di Navigli non è immediata la cosa, ci mette qualche ora. E quindi per esempio domani se voi cercate Ispra Roma nella ricerca dei percorsi vi comparirà questo percorso, per esempio. E quindi come dire, diventa un buono strumento se per esempio tutti i percorsi che voi inserite come Ispra su Navigli, se li mettete Ispra Roma nel nome del percorso, Ispra Roma Gabriele, Ispra Roma Francesca,
se mettete Istraroma come nome, automaticamente ve li, voi li cercate, ve li date e vi vedete tutti i percorsi, per esempio per raggiungere la sede da, da, dalle vostre case, dalla fermata metro più vicina e così via. Domande? Vediamo un po' se me li fa pure cercare. Ah, per esempio, allora, vediamo un po' se l'ha già caricato. Allora, vedete, qui io ho messo ISPRA e ci sono diversi percorsi, tra cui un ISPRA di a Varese. C'avete una sede a Varese? No, no, è una città che si chiama ISPRA. Ah, lo vedete? Sempre il salino. Da Ispra, Ispra. Ah, è la città. Sì, è una città. Dove c'è un centro di ricerca. Esatto. Europeo. Nucleare. Questo è... Ah, è il percorso sul fiume Mesasprea da qualche parte in Germania. Quello non lo gare, però mi dà tutti i percorsi che hanno quel nick... quel ISPRA e Roma nel nome. Domani dovrebbe essere visibile quello che ho appena caricato, basta mettere qua. Questa è una funzione che avevamo anche chiesto di migliorare un pochetto, perché non è facilissimo da un determinato percorso. Domande? Come va il vostro utilizzo? Funzione di registrazione del percorso. Quella sì. Questo io ho installato, però. Sì, tra l'altro, cioè se uno fa anche il come dire, il si fa l'account. Sì, sì, ci va. È un po' lento. Sì, e poi no, su Roma no. No, allora su Ovest e Mappa ci sono tracking delle mete, però su, in realtà Ovest e Mappa ci sono e si vedono, le riconoscono, però visto che non sono i ciclabili ufficiali come Roma, nelle richieste di routing non le accetta, perché per esempio invece a Berlino c'è proprio la funzione, però ci sono cioè c'è la mappa dei ciclabili ufficiali del comune di Berlino. Qui si vede per esempio, no? Attraversamento da Prati, che passi attraverso vicino alle zone, cioè le zone della Spagna, Trevi, passare un po' nel taglio. Sì, poi se cambi da vedere, no? Se cambia, allora, io penso al percorso più breve, prova a fare così piano. È uguale. Ah, là, si vede che quello è comunque il percorso. Ah no. No, ah, uguale. Sì, a volte lo fa. Questo perché appunto il percorso quotidiano ti fa fare le strade minori, però questo lato sono praticamente tutte strade minori. Sì. Scusate. Il muro d'otto lo fa fare. No, generalmente è stato fatto scuotimento, si riconosce non te lo fa. No. E quindi per esempio. Perché altrimenti è ancora più breve, anche sotto cambiare la dove si pinciano. No, allora, un bag, un problema che noi abbiamo sollevato più volte è che anche lavorando con altri ciclisti romani, e questo lo dico, è che in realtà lui evita le aree verdi, cioè lui tendenzialmente no, l'area verde non te la faccio fare, perché e noi invece abbiamo detto più volte che in realtà come a Roma, come ciclista, l'area verde invece è fondamentale, no? Perché per esempio da qua lo vedi, qui potresti salire, sarebbe pure più corto, perché io sapevo
faccio tutta la borghese, eppure lui questa cosa non sarà, questo è un problema che abbiamo sollevato più volte, anche noi. E vabbè, lui ci sta ancora lavorando, finalizzando. Anche le corsie preferenziali. Ma secondo me non ce l'ha proprio le corsie preferenziali, lui non te le può dare. Esatto, lui. Beh, però cioè, se io dico di andare da Piazza Fiume a Termini, lui non passa per via Piave. Fa tutti i giri, ma non ci va. Ma sei sicuro? Sì. Comunque un algoritmo di sicurezza ce l'ha dentro, eh. Sicuramente. Beh, le strade a scorrimento principali te le fa evitare. Certo. Quelle te le fa evitare. No, tra l'altro io sto giocando un po' in Germania, su una zona che conosco. Effettivamente lui, cioè conoscendo questa città abbastanza bene, io lui fa proprio strade che. Cioè proprio purtroppo un ponte lui deve fare per forza, questa è la statale, ma se no va a nuoto dentro al fiume. Preferire fare pure un sacco di ciclabili, che qua ci stanno, un'altra zona ci stanno. Quello trekking è trekking, è sicuro, lui è tutto il monte con tutto. Ecco, lui non è passato qui, voleva fare via Salaria, era via molto, era molto più breve. Allora io mi dico. Ah, ma perché qui c'è la corsia preferenziale, sì, poi c'è un lungo pezzo tutto umano. No, questo non è tutto umano. Cioè, ah, perché c'è la preferenziale. E questo, che via Piave lui non ce l'ha, lui in via Piave non ce l'ha, purtroppo non esiste. Peccato. Beh, e lì in realtà se come Roma fornisse dati ufficiali mettendo la bicicletta tra le piste anche sulle consiglie preferenziali quella cosa ce l'avessi, ma così il sistema come si può andare sulle preferenziali? Io ce l'avevo però non so sicuro che sia legale farlo da codice sì. Ah sì? Da codice sì. Andare sulle piste sulle piste sulle consiglie preferenziali. No, ma c'è ancora, allora, diciamo così, le richieste di routing rispetto a 3 anni fa, ormai 3 anni e mezzo fa quando ho cominciato il progetto, è molto migliorato, però per alcune cose specifiche, tipo le corsie preferenziali, tipo le aree verdi, ancora ci sono delle cose da migliorare. Però, come dire, appunto, è gratuito come tutta Europa, cioè io vado a Berlino, uso una linea, mi scarico le cose e quindi questo è un grande valore aggiunto e permette di scambiare percorsi. Ah, questo qua tanto per fare 2 passi in bicicletta. Il cammino di Santiago ti fa la bicicletta. La manda di Spagna. Sì, bisogna sempre specificare la città perché sennò ti dà dei posti assurdi. Scusa, per inserire un percorso personalizzato, come hai fatto prima da... Devi fare l'account. Ah, devo fare prima l'account. Però un po' al caricamento, vediamo se stia di username e password. Sì, ti devi iscrivere. Okay. Ti devi iscrivere, ma è immediato, cioè sono questi i dati e poi sei iscritto. Allora... Io sono entrata con cose tue. Esattamente, cioè... Navigli non si vuole sostituire social network che già esistono, per cui se uno ha un account di Facebook, un account posta Gmail, di varie cose, tu entri con quello e poi credo che in questo modo, perché giustamente loro dicono noi non vogliamo fare qualcosa di sostitutivo, vogliamo fare qualcosa di integrativo, quindi se uno per esempio ha l'account di Facebook e poi lo usi per scambiare informazioni o cose. Ci entri, penso che possa essere. Sì, io non ho Facebook, però. C'è Google che la posta Gmail. Sì, non hanno i misti, queste informazioni per chiudere poi il allora, qui ci sono varie informazioni. Email, la password. E poi dopo cambiare. E te lo dovrebbe dare nella libreria dove la posta. Nella Libri. Poi entri nel profilo, cioè il mio navigo. E tu puoi arricchirlo con le foto, con i commenti, un po' di cose. E te lo fa vedere. Così lo puoi ricevere. Io ovviamente
sì, se non tiri una quella non adatta la strada, però. No, 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 questa è una cosa, una funzione che non ha, è una scelta loro. La cosa migliore spesso è, per i percorsi più lunghi, in realtà usare lo smartphone per registrare il percorso. Penso che ci sia la funzione, c'è cioè proprio la funzione di registrare il percorso. Sì. Memorizza percorso. E poi quando lo attivi lo inizi a registrare e poi lo diventi in ponte. Vediamo un po'. Quello che non capisco è che se gli inserisco il percorso trekking mi dà un dislivello in salita di 161, se gli metto percorso più breve mi dà un dislivello che dovrebbe essere in teoria identico, invece 135. No, aspetta un attimo, arrivo. È un bel percorso. E... non cambiando il punto di partenza e quello di arrivo, in teoria il dislivello dovrebbe essere sempre quello. No, perché come cambia il percorso? E lui ti cambia i diversi, cambiare il diverso percorso ti cambia il profilo altimetrico e quindi vari dislivelli che fai. Perché certo. Questo è il dislivello in salita, è la somma dei dislivelli in salita che tu fai. Quindi se tu cambi il percorso ovviamente la somma di dislivelli, anche se il punto più basso e il punto più alto sono quelli là, quindi il massimo dislivello sono 35 metri. Comunque lui ti somma tutti i dislivelli. Quindi in realtà se voglio fare il percorso più piano possibile devo trovare il minor valore qui tra le tre opzioni. Esattamente. Il 61 andiamo al percorso più breve. 130, il percorso più breve, quello. Poi dall'altro puoi anche cambiare la vista, se vai su OSM. Poi se selezioni una delle due tipo cambi la visualizzazione, per esempio pure qua lo fai di più, poi per esempio ci do un po' di funzioni carine, insomma more, vabbè queste qua sono un po' di cose. Lui per esempio mi fa vedere se ci sono pagine di navigli da qualche parte. Vuoto. Torino. E quindi qui ho detto fammi vedere se ci sono pagine di navigli. C'è Lana, c'è Zurigo, c'è Eurobike, ci vedo dei bei dati. Poi più si va verso la Germania poi aumentano. Infatti in Germania ne adopera tanto le ciclabili, eh. Pardon? In Germania ne adopera tanto dei ciclabili perché sono mappate. Eh sì, sono mappate riconosciute. Da Marienplatz all'Allianz Arena è quasi tutta in ciclabile. Ma lì, esatto, se vai... Non so se Monaco c'ha la pagina dedicata ai navigli. Ci sto sopra. Ah sì? Non lo sapevo. Tutta ciclabile, ecco, tutta puntini. Il quarto d'ora stai allo stadio. Vabbè, a 15 km l'ora, eh? Beh, io vado più o meno a quella velocità, non è che vado molto più veloce. Poi in periferia un po' si perde, però. Sì, tenete conto che poi il sistema, io non sono un esperto, quindi non voglio, però in realtà è un po' più viene utilizzato, più le informazioni che dà sono corrette, insomma, c'è un processo di autocorrezione. Ma no, quanto è male, non sei... cioè, questo è urbanistica, tu.
anche il valore delle calorie bruciate per questo. Ma vabbè, 12, no, comunque da 12 ore da Roma a Ascoli Piceno secondo me sembrava tanto. No. Vabbè, 200 km. A che brevità media? Sempre a 15. 15. Considerando come viaggio nel Giro d'Italia. Ma non è che. Bene. Vabbè, tiene conto delle possibilità reali. No, vabbè, sto giocando, insomma, giustamente. Sa, sempre questa stima dei 15 km orari che non sempre so, in salita sono anche di meno, però. Ma sono anche pochi, eh? Sono anche pochi. Volendo sì. Ma sul quotidiano forse c'ha ragione in termini statistici. Sul trekking. Questo qua è uno dei volantini che abbiamo fatto. Sì, sì, che ce l'hai fatto sulla strada perché non avevo vedere comunità di stampa. Sì, questi sono brevi comunità di stampa, abbiamo fatto durante il progetto per diffondere la linea, insomma. Perdone che qua. Ci sono dei collegamenti rapporti di questo sito in qualche modo. Centro città e centro città, cioè almeno mettete d'accordo su centro città. Per esempio non è che può prendere dopo le 8. C'è Parigi, centro di Parigi, non c'è qua. Allora giorni feriali solo dopo le 20 di sera e basta. Davanti alla basilica di San Clotilde, perché? L'apertura dalle 5.30 alle 7. Credo che ci devo fare questa influenza si No, ma ci hanno provato, non sentono. Sì, ma allora che loro gli dicono è che in realtà le bici, cioè, prima a portare giù le biciclette è che ci deve stare l'ascensore quotidiano e la bicicletta gli toglie una cifra di spazio a bordo. Però loro gli dicono che è, insomma, è un problema. Alle 20 di sera sì. Cioè, io l'ho pure resa, ti devo se dire. Se no quella problemi. Io ho provato ad andare. È un problema loro. In Germania elettrica sì, ma pedala normale per 180 euro elettrica, magari. Sì. Se non c'è il personale di assistenza. No, ma una cosa su cui adesso non ci sentono, anche perché ciclisti sono pochi. Cioè ciclisti sono pochi, è vero anche che nelle ore di punta sarebbe un casino. Le ore di punta no, all'apertura, alle 5 e mezza. Ah, è un po' alle 5 e mezza, alle 7. Vabbè, sono vicini, cazzo di quella di agenzia, però abbiamo portato l'agenzia della mobilità. Devo dire, però non è che ascoltano molto. Ah, non è agenzia, infatti, purtroppo è assessorato in maniera diretta. Bisogna insistere, insomma. Ma anche, per esempio, la questione dei parcheggi, molto banalmente, io giro in bicicletta per Roma, e se uno va al centro, ogni palo c'ha una bicicletta, ogni palo di Roma ha una bicicletta, ma due rastrelliere,
della strega le mettile, c'è l'aumento evidente, c'è. Tra l'altro loro hanno fatto delle stime, appunto, anche se poi non pubblicano i dati perché ci sono problemi, effettivamente stavano aumento i civisti da 0,4%, che è una marea, cioè per non aver fatto niente in tre anni, in 3-4 anni, è una marea questo aumento. Però gli hanno tutta una serie di problemi politici perché poi non sanno che fa. Perché a un certo punto se tu devi favorire il ministro. Non è che non sanno cosa fare, non lo sanno. Ah, no, non lo sanno. Che senso non lo sanno? No, questo lo sanno. Quello è un aggravante poi. No, loro perché facciamo cioè, per esempio, non lo vogliono fare. Se vogliono, vorrebbero fare, non lo sanno se, per esempio pratico, allora, il contromano in bicicletta. Allora, in realtà ci sono delle lettere del Ministero dei Trasporti, dichiarazioni ufficiali, con tante anomalie, che dicono che a determinate condizioni si può fare. Difatti in molte città del nord Italia ci sono le strade dove le biciclette possono andare con il fumato. È segnalato, ma non è che nel nord Italia hanno rispetto nel codice della strada, il Ministero dei Trasporti ha detto questa cosa a determinate condizioni si può fare. Tra le altre cose, per fare questa cosa bisogna togliere i parcheggi sul lato consumato. Certo, è evidente. Capito? Perché il ministro l'ha posta come condizione, cioè lui, vedete, c'è una lettera, ce l'ho da qualche parte, no? Di Dondolini, che è responsabile della sicurezza strada del Ministero dei Trasporti, dice guarda che il codice della strada dice questo, questo e questo. Quindi a queste condizioni sta roba si può fare. Cioè le biciclette non è che vanno lontano. Però tra le condizioni è che devi, la strada deve essere più larga un po', e devi togliere il parcheggio sul lato consumano, quindi devi togliere una fila di parcheggi. Per cui, cioè, dato come adesso, questa cosa nel nord Italia politicamente è sostenibile, qui a Roma è insostenibile. Ma basterebbe poco, io ho avuto modo di discutere, insomma, andando in bicicletta a volte basta veramente poco, nel senso che più che riciclabili secondo noi dovrebbero intervenire sulle doppie file perché ti costringono a fare delle manovre, certo, che sono estremamente pericolose, perché finché tu vai dritto e non ti accosti troppo a destra stai tranquillo, perché ormai gli autobusisti ti evitano, che non è poco, e poi fare un po' di aree 30, un po' di dossi per fare andare più piano, cioè, già così migliorerebbe molto, però quella è una volontà politica. Va bene, altre domande? No. Qui su altre informazioni c'è la possibilità di scaricare il file GPS, no? Sì. Poi ho visto che ci sono, vengono indicati in diversi formati, quindi è possibile poi caricarli su diversi navigatori? Sì, sì. Tendenzialmente Navigli riesce a scaricare un bel numero di formati, che poi puoi caricare su un altro navigatore e puoi fare anche il contrario, cioè dal navigatore puoi scaricare il file, però quei formati in cui lo puoi scaricare lui li legge anche, quindi dice in uno di questi quattro formati, e quindi ovviamente in base al tuo navigatore poi te lo devi scegliere il formato, e però anche il contrario, quindi se tu fai un percorso con il navigatore te lo registri, lo puoi ricaricare sul tuo account di navigatore, sempre in uno di quei quattro formati. Come faccio a vedere i percorsi di altri? Allora, questa è una funzione che io direi di migliorare un po'. In realtà se tu metti qua e metti per esempio Roma, ti fa trovare tutte le località o i percorsi marittimi con qualcosa che era da Roma, però per esempio questi due per esempio già l'ho visti, sono in Germania, cioè Roma del nome ma sono in Germania. Cioè la ricerca non è su base geografica del percorso ma sulla base del nome. E c'hanno un problema proprio. Io non li trovo direttamente. Sì, sì, no, questa cosa non funziona. Io un po' se metti Roma e se poi non metti Roma non vedi la cosa. Un po' mappe. No, questa cosa gli avevo detto, cioè pure su una determinata zona fanno vedere tutti i percorsi caricati, però questa cosa non sta funzionando, non c'è. Un po' queste cose, questi sono i luoghi e quelle là sono. Queste cose sì, già gli avevo detto, ci sono delle piccole cose che secondo me vanno un po' migliorate. Io ho segnalato una vicina che stanno lavorando, che si legge in piedi. Va bene.
Grazie a te, grazie. Comunque, per chi vuole, io ho lasciato a Giovanna anche la presentazione, per chi vuole un po' più di informazioni. Guarda, mettiamo direttamente la pennetta, tanto noi abbiamo l'intranet in cui mettiamo tutto a disposizione, tutti i materiali, e poi li invidiamo anche direttamente, ci abbiamo il gruppo di Questo qua è aggiornato fino al 2010, ne siamo noi. Sì, grazie. Ci andiamo da... Avete ancora i soldi per stampare? Nel 2010 ce l'avevamo. È sì, tutto virtuale. Sì, no, beh, lo facciamo in realtà. No, la postazione la stiamo facendo il filmato e la postazione la faremo direttamente in inglese. Sì. Lavorando con i progetti europei. Assolutamente sì. Infatti adesso il rapporto qualità ambiente urbana è già stato chiesto agli autori di già fare la versione inglese giusta. Sì. Va bene, guarda, dimmi, posso fare il salvataggio? Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie. Ciao.